Salve, bentornate o benvenute sul mio canale. Allora, premetto che sono un po' in ritardo con il Bye Bye February, ma sto avendo un po' di problemi sia con l'editing più che altro con il tempo. Spero che mi perdonate. Allora, come tutti i mesi, questi sono una sorta di preferiti. Iniziamo con la categoria skin. Per quanto riguarda la cura della pelle, ho veramente amato e sto amando tutto questa crema qua della Arc'n'Ciel, la Ultimate Bio Day Cream, che ve l'avevo messa anche, vi ho fatto anche il video della collaborazione. È una crema veramente veramente ottima. Io la uso la mattina quando vado anche a fare una base, prima di fare la base di make-up, ed è favoloso. Infatti qui ora non so se riuscite a vedere, ma a questo lato di qua c'è tipo un solco perché io prendo la crema tramite questo il bastoncino in omaggio. Io spero che si veda, ed è veramente favolosa. Ha una profumazione di wow, veramente. Ora io non ripeto, no, di rose, veramente veramente squisita. E quindi crema viso di questo mese è questa crema qua, se non spacco tutto, ottima. Ho un po' la faccia un po' stanca perché ho avuto fino a 3 ore fa un mal di testa, mi portava via i miei soliti mal di testa che vi dicevo anche l'anno scorso che avevo. Poi categoria capelli, a parte che sto già pensando di cambiare colori e farmeli ancora più chiari. Ma quello ve lo spiegherò. Ve lo spiegherò più avanti se riesco a trovare un colore che mi stia bene, cioè non un bio. Cioè, io il mio sogno ovviamente è ritornare bionda. Però volevo iniziare a piccoli toni, cioè non volevo fare boom così di botto. A piccoli toni, ora stavo pensando se no di schiarire come ho fatto io la prima volta, però non lo so, ho riscontrato che prima erano molto molto secchi, ora sono molto più. Cioè più veri, diciamo. Quindi per quanto riguarda l'idratazione, anche l'assenza di nodi, ho usato questi due prodotti qua di Nashi Argan, una delle aziende che io amo, amo alla follia. Tra l'altro questi due prodotti, ve l'avevo detto anche se non sbaglio, nel video dei regali natali di compleanno, avevo provato delle mini sites al Cosmoprof, e tra l'altro quest'anno ci saranno al Cosmoprof di nuovo anche loro, quindi io spero di provare altri prodotti perché questi qua io li ho amati veramente alla follia, li sto amando. Tra l'altro il balsamo ne sto facendo fuori tantissimo. Questo invece è uno spray che io uso. Dipende, delle volte lo uso prima di asciugare il mio capello oppure dopo, ed è favoloso, favoloso. Poi andiamo avanti, categoria body se non sbaglio, controlliamo. Allora, sì, body. Per quanto riguarda la crema, ovviamente c'è il mio Atollo 13 che non ho qui perché l'ho usato in bagno e tutto bagnato, se no mi bagnavo tutto il piano. Aspetta, ho veramente amato questa crema qua. Sì, che devo essere sincera, tutti i regali di compleanno me ne sono innamorata praticamente. E questa è la crema che mi ha regalato la mia migliore amica. Veramente ci hai azzeccato. Migliore amica? La Kate? Sì, Kate, me l'ha regalata a te. Ha un odore veramente di cannella, che io amo la cannella. Ho scoperto che mi piace la cannella tramite, non so se l'avete assaggiati, da Ikea c'erano dei biscottini alla cannella. Io ero convinta che non mi piacesse, vi giuro, la cannella, ma è fenomenale. Infatti appena finirà questo proverò altri prodottini sempre alla cannella, o di Bottega Verde o altri brand, perché è veramente wow. Poi andiamo avanti, l'altra categoria è il make-up. Il make-up vi faccio vedere questo che lo sto rifacendo. Ora è un po' sbavato perché è tutto il giorno che ce l'ho sopra. Comunque è un make-up super super semplice, cioè matita, mascara e la definizione delle sopracciglia. Le labbra quasi sempre nude perché non mettere né tinte né niente perché, a parte perché non ho proprio il tempo. Poi la mattina, cioè, metterei tutta la tinta fuori dai bordi e non mi piace.
quindi make-up il più nude possibile. Poi intanto mi si blocca l'iPhone. Bevande, bevande questo mese ci sono le tisane della Sogni d'Oro, quelle snellenti. Ovviamente so benissimo che le tisane non snelliscono, però io ho notato dei piccoli piccoli cambiamenti sul mio corpo, nel senso che evidentemente io all'inizio ero un pochettino gonfia e mi sto un pochettino sgonfiando, e io questa tisana l'avevo tutte 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 le sere. Stavo pensando di prendere anche i sacchettini di Fitti, perché ne ho sentito veramente parlare tantissimo e voglio anch'io provarli, quindi appena finirò queste tisane voglio prendere queste bustine di Fitti, insomma detox e roba varia. L'app preferita di questo mese è WeHurtIt. È una delle applicazioni che io ho riscoperto, sto amando per trovare gli sfondi, per pubblicarvi delle foto che mi piacciono, perché è veramente veramente fantastica questa applicazione. Poi siamo alla fase finale, film o serie TV del mese. Allora, per quanto riguarda la serie del mese, è Che Dio ci aiuti, cioè io ora sono entrata in fissa con Che Dio ci aiuti, l'ho più o meno sempre guardata, ma questa stagione è veramente spettacolare. Per quanto riguarda i film, ovviamente qui ci saranno, secondo me, persone che criticheranno, ma ne sono sicura. È 50 sfumature di nero. Perché metti 50 sfumature di nero come preferiti? Ti piace quella roba? No, non mi piace come roba, cioè non mi piace come sesso spinto, non mi piace. Se, cioè, gli ho, allora, partiamo che io ho letto tutti e tre i libri, e il primo ci sono rimasta a dir poco male. Il film è stato alquanto scioccante. E quindi mi ha fatto più che altro riflettere, cioè pensare, oh mio Dio, esistono persone che fanno quelle cose. Ora io non ho nulla contro, contro loro, cioè mettiamo le cose in chiaro, però cioè, non la vedo una cosa tanto, tanto normale. E il secondo libro a me è piaciuto tanto, perché proprio c'è proprio la storia d'amore che nasce tra i due. Lo stesso il film, ovviamente c'erano, c'è una, due, tre scene un po' così più che altro sulla storia d'amore che nasce tra Christian ed Anna, ed è lì, è veramente fantastica. Le categorie sono finite. Io, bimbe, scusate per la diminuzione dei video, ma come sapete, come vi ho detto, sto passando un periodino, insomma, non tanto bellino, e quindi ho bisogno di tempo di svagarmi, stare il più possibile felici. Non che YouTube non mi renda felice, assolutamente, però ho bisogno di riprendermi un attimino. Quindi io spero veramente che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete like. Condividete, insomma, con chi volete, e fatemi sapere quali sono i vostri preferiti del mese: crema, pantalò, crema, vestiti. Ah, non ho detto vestiti. Non ho detto vestiti. Vestiti non ci sono, cioè ho sempre cambiato, non c'è mai stato un abbigliamento che mi abbia fatto wow, cioè. Quindi bimbe, tanti baci e tanti abbraccioni, e ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe.